Ciao a tutti, Dream Like Moon vi dà il benvenuto a un nuovo episodio di Super Frida. Eh sì, infatti siamo nel casco con Frida, nella sua unità familiare, ma non siamo qui per Frida. Eh no, perché sto giocando appena uscita l'espansione Vita nel Ranch e ovviamente cosa possiamo fare se non aggiungere un cavallo, o meglio due, alla sua unità familiare. Ciao! Allora, io sono completamente a digiuno di questa espansione, nel senso che non ho visto né le live che hanno fatto, né, cioè ho visto solo il primo trailer, mi pare, che è uscito, quindi non so niente, sto andando proprio a caso. Comunque, adesso creeremo un cavallo. Oh mio Dio, io non ci credo che ancora non ho realizzato che ci sono i cavalli finalmente in The Sims 4. Comunque, creeremo un cavallo per Frida e uno per Julian. E poi vedremo se magari far spuntare fuori un puledro, ma vediamo. Questo cos'è? Adulto o anziano in pratica? Non ho capito, no. O su giù. Chiaramente le fascita... Oh mio Dio, puledro! Giusto che si può creare anche nel cast? Oh mio Dio. Allora, scusate, concentrazione. Facciamo una femmina, quindi una giumenta, per Frida. Sì, vabbè, le relazioni familiari, ok, più che... Chiaramente non hanno legami di sangue con i Sim in questa famiglia, e neanche con Erda e neppure Rusty. Vediamo come può essere la cavalla di Frida. Io immagino sempre uno sfondo bianco come Erda, e Erda diventerà gelosissima sicuramente. Quindi queste sono le razze, penso. Meticcio mi dice. Ah, giusto. I tratti. Scegliamo prima i tratti, patata. Direi di sì. Non so nemmeno come chiamarla, non ne ho idea. Mi chiamo... fenomeno. Supernova. Mi piace Supernova, però lo vedo più per il cavallo di Julian. Contessa Nana Coccina. Che nomi sono? Sono Rani Pista Marshmallow. Ma sì, sei un marshmallow. Andiamo a creare allora lo sfondo bianco. Mio Dio, quanto sei carina. Già solo così. sì, certo. A parte che un cavallo che si chiama Marshmallow dovrebbe essere così. Ed è tantissimo che non creo animali in questo gioco, per cui ho completamente dimenticato come si fa, come funzionano tutte le varie cose. Potrebbe... Sì, sarebbe molto da Frida, come cavallo questo, però non esageriamo. Oppure sì, esageriamo. Sì, dai, esageriamo. Mi piace. Io direi sfondo bianco. Ah, questo è il sedere. Sedere bianco, va benissimo. Poi, questa anche, tutta bianca, oppure un filino crema. No, bianca, bianca proprio. Questo bianco cosa sarebbe? Ah, il muso. Il muso e le zampe, cioè le zampe. Sì, le zampe. La parte inferiore delle zampe. E poi queste chiaramente sono le stelline. La adoro. Cioè, è proprio da Frida. So che è un nonsense assoluto, ma è proprio un cavallo da Frida questo. Dai. Cioè, Ok, abbiamo stabilito il corpo. Ah, e poi ci sono giusto le razze proprio. Ma io non sono esperta di razze di cavalli, per cui fa niente. Passiamo al crine. La volevo con una chioma fluente. Un po' come Frida. Con la tre...
Oh mio Dio, con la trecciolina. Sì. Cioè, che cos'è, ragazzi? Che cos'è? No, no, no. Questo è top proprio. È super top. È proprio per Frida. Oppure la facciamo bionda. Beh, forse un po' esagerato come biondo quello di prima. Però sì, può starci. Questa è più un biondo da Frida. No, questa è più da Frida. Ma quanto sei caruccia! Ciuffo! Oh mio Dio! Si può personalizzare tutto! Non ci credo. Frida non ha la frangia, almeno. Però è bellissima. Dai, questa con questa mi piaci. Poi coda. Bella questa coda ondulata, mi piace. Ci piace di più la treccia, però. No, questa è elegante, elegantissima. Sì, però ha un colore che non mi piace il nastro. Dai, facciamo questa coda che è elegantissima. Perfetto. Piume. Oh, top. Cioè, adesso sì che si ragiona. Però piume si chiamano? Chi ne conosce abbastanza di cavalli per sapermi confermare se questi peli che ricoprono la parte inferiore delle zampe si chiamano piume? Eh beh, eh sì, certo. O forse più sull'azzurro. No, 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 restiamo sul viola. Se volevate un cavallo standard, mi spiace, il primo cavallo che creerò in The Sims 4 è completamente fuori di testa. Poi, motivo e colore del manto. A parte che io penso anche che posso cambiare, eh sì, forma della testa. Vediamo. A parte che è carina così. Vediamo. Sì, forse così è molto più signorina. O forse così. Oh, patata. Orecchie. Scusate. Non riesco a trattenermi. Queste vedo per lei. Muso. No, froge troppo distanti, così preferisco. No, così. Occhi. Patata. Azzurri come Frida, li facciamo? Non ho capito. Ah, ok. No, 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 aspetta. Che ho incasinato. Ok. Li facciamo azzurri come Frida. No, Frida non ha gli occhi azzurri. Dream. Frida ha gli occhi viola da sempre, praticamente. Cosa stai dicendo? È da The Sims 2 che Frida ha gli occhi viola. Oh, corno. Dai. Dai. Ah, e poi chiaramente posso spostare il tutto. Ovviamente. No, però no. Niente corno. Non sei un unicorno, mi dispiace. Poi, vogliamo dipingerla ulteriormente? Cioè, come se non fosse già abbastanza incasinata la nostra marshmallow. Vogliamo farle altro? Io direi di no, che possiamo accontentarci di così. Abiti. Vediamo. Allora, ma quotidiani io direi. Cioè, secondo voi Frida non mette un fiocco al suo cavallo? Sembra il cavallo di Barbie, per restare in tema, anche con i film che stanno riscuotendo successo internazionale in questo momento. No, preferisco il fiocco. La coroncina. Patata, sì, è il fiocco, hai visto, ti piace?
Ah, niente coroncina. Solo il fiocco. Poi vediamo per gli abiti. Ah, solo quotidiani. Ah no, equitazione. Ok, questi sono gli abiti da equitazione, per cui abbiamo il primo... No, 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 sono quotidiani. Non capisco più cosa sta succedendo, mio Dio! Perché? Perché per ogni tipo di variante... Sì, ok, ho capito, ci sono, ci sono. adesso ho capito. Ma l'abbiamo già vista la rosa, no? Niente, scusate. Ah, perché sì, ci sono le selle, le briglie, giusto, giusto. No, patata, no. Poi, questo cambiamo. Troppo viola? Però così è troppo rosa. No, dai, restiamo sul viola. Poi le briglie. Cosa mettiamo come briglie, patata? Ti piacciono? Oh, sì che le piacciono. No, 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 troppo scure. O se no... sì, dai, stai bene anche così. Accessori. Li abbiamo già messi. Però li abbiamo tolti. Per cui abbiamo per i quotidiani così... Per l'equitazione così... Però il fiocco, cioè... No, il fiocco resta. Scusate, Poi vediamo se c'è... Ma no, a dire il vero, la seconda... No, non la farei la seconda variante. Non ci interessa. Oh mio Dio, quanto sei bella! Ci fai vedere, ecco. Te distesa. Bravissima. Vediamo se riesco a farle una foto. Brava. Però con gli abiti... Scusa tata, cambiamoci con i quotidiani. Ecco qua. Oh, perfetto. E adesso aggiungiamo un altro cavallo. Marshmallow, vabbè, erde chiaramente. I tratti, giusto, per cui non aggiungiamo subito un altro cavallo. Dobbiamo prima decidere i tratti. Scegli un tratto. Aggressiva? No. Amichevole? Bisognosa? Coraggiosa? Energica? Indipendente? Intelligente? Ribelle? Spirito libero? Timorosa o tranquilla? Mi piace l'iconcina. Allora, vediamo Erda un attimo com'è, perché non mi ricordo lei com'è. Affettuosa, perspicace ed esuberante. Cerchiamo di tenere... No, tranquilla, non ti voglio scambiare con un cavallo, tesoro. Tranquilla. Però voglio un attimo ricalcare quello che dovrebbe essere uno spirito guida di Frida. Per cui intelligente, affettuosa e esuberante. Anche lei facciamola più o meno così, per cui è amichevole, intelligente ed esuberante. Potrebbe essere energica. Questi cavalli traboccano di energia, acquisiscono abilità atletiche più velocemente, ma impiegano più tempo ad acquisire l'abilità di temperamento. Oppure spirito libero, indipendente, ma no, energica, energica direi. Perfetto, sarà un casino, ma va bene lo stesso. Poi aggiungiamo un altro cavallo. Eccolo qua, aggiungi un cavallo. Tu sei un maschio, uno stallone. E vediamo che nome possiamo darti, perché tu sei lo stallone di Julian. Io lo chiamerei Thunder, anche se fulmine potrebbe essere... Però Thunder è più corto da dire. Darker, giusto? Non mi ricordo mai il suo cognome. Non so perché.
Sì, no, no, facciamo che... Madre, sorella, figlia. No, membro dell'unità familiare. Così forse poi ci fanno i cuccioli, i puledrini. Ecco, un bel suono cupo per questo Thunder. E ovviamente dobbiamo dargli un aspetto consono. Per cui io partirei con una base nera. Troppo nera. Così. Sempre queste stelline. No, no, no. Questo è interessante. Oppure un pezzato. Oppure normale. Cioè normale. Proprio plain. Troppo plain però. Sì. Potrebbe andare. Poi facciamo un grigio di qualche tipo, troppo? Ma quello è un marrone a dire il vero, però vabbè, facciamo finta di niente. Questo forse, più nero, troppo nero, decisamente troppo. No, così è più marrone che altro. Ho in mente un cavallo che potrebbe andare bene per Julian, però è... cioè, mi sta venendo tutto tranne che quello. Adesso capire qual è la parte sopra. ok. Questa? Nope. Oh, sì. Ottimo. Troppo nero forse, ma vabbè, va benissimo. Era più o meno quello che immaginavo. Poi passiamo. Glielo lasciamo questo? Non so, non so. No, facciamo proprio base nera. Poi vediamo esattamente come, cioè, se fargli qualche modifica. Adesso vediamo. Crine. Questo sarebbe molto stile Julian. No, i codini no, non li immagino. No, lo immagino proprio con un crine bello. Dai, così. Facciamo così. Sì, sì. E lo facciamo nero anche questo? Un po' troppo? Questo è un corvino, mi piace. No, non è un corvino. Stavo scherzando. Questo è corvino. Dai. Mi piace. Poi ciuffo. Ciuffo. Facciamo una bella criniera, tipo. Yes. Questo è proprio un ciuffo, non è una criniera. Potrebbe anche stare senza lui, a dire il vero. O se no, così, dai. Poi, coda. Coda, facciamo... una treccia. No, dai, facciamo sciolta. Piume, invece, qualcosa di questo tipo. O senza, proprio. No, dai, facciamo così. Poi, motivo e colore del manto. No, abbiamo già fatto. Dipingi. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa da fargli tipo un fulmine in fronte. Ah, però, sapete cosa? Il viso dobbiamo modificare. Forma della testa. Ma perché mi torna così la criniera? Vabbè, lasciamo stare. Sì, mi piace. Poi, orecchie. Sì, così. Muso. Un bel muso importante.
troppo importante. Troppo? Ma no, dai, ci sta. Poi occhi. Giuliana ha gli occhi chiari, però non volevo farlo uguale a Marshmallow, che tra l'altro il nome è troppo lungo, mi sa che lo cambieremo. Gialli. Bello verde, mi piace. Poi corno no. Poi, modalità dipingi. È possibile fare tipo fulmine? La vedo dura. Però, mai dire mai. Magari c'è un fulmine. Tipo, quasi, circa. Vediamo. No, nessun fulmine. Niente, restare così, Thunder. Mi spiace per te. Però, Crine, abbiamo detto nero. No, non abbiamo detto nero, abbiamo detto corvino. Perfetto. Abiti. Abiti. Questo è per l'equitazione. Piace? Oppure verde così. Sai che non è male? Così invece? Ah, non stai male per niente. No, questo non mi piace. Briglie. Facciamo briglie stesso colore? Ti piace? Top. Coperte. Non ha nessuna coperta, però la mettiamo anche a lui? Ti piace avere una coperta addosso? Ma sì che ci piace. Accessori? No, non lo immagino con accessori. Ah, però questo. Questo non è male. Con le fiamme. Queste, sì. Ti piace? Bene. Poi quotidiani. No, senza coperta. Senza fiocco anche. Grazie. No, dai. Facciamo così, proprio nude. Nude and pure. Sì, non fate caso a come parlo. Stasera, lasciate. Stasera. No, voi probabilmente vedrete questo video di mattina. Per cui stamattina. Rusty. Rusty è fedele, attivo e cacciatore. Vediamo se c'è qualcosa di simile per Thunder. Fedele, attivo, cacciatore. Allora, fedele è sicuramente coraggioso. Yes. Coraggioso e bisognoso? Troppo? Amichevole? Sì, dai, è amichevole. E quello che è cacciatore potrebbe essere spirito libero, però indipendente. Che non cozza contro amichevole, tra l'altro. Sì, potrebbe essere indipendente. Ottimo. Allora abbiamo anche il cavallo per Julian. Ti facciamo una bella foto. E andiamo da Marshmallow perché il suo nome è troppo lungo. Patata. È la lingua che viene fuori. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Impazzirò con questa espansione. Già lo so. Hai un po' la fronte prominente però, Tata. No, forse solo l'angolazione. Allora, dato che Marshmallow è troppo lungo e so che non riuscirò mai a pronunciarlo in un episodio di gameplay, io direi che facciamo Candy. Cos'è più corto, eh? Facile. Perfetto. No, però davvero, ha la fronte un po' prominente questa cavalla. Adesso che la guardo.
Modifichiamo i dettagli. No, non sto facendo nulla di buono. Possiamo anche rimpicciolire l'albero patata. Sì, dai. Cambiamo le froge. Non so. Non mi piace più. Le facciamo più piccole. Allora, sì, però si può fare un po' più. Vai, vai bene così, signorina. Perfetto. Allora, abbiamo Candy e Thunder che si sono aggiunti a questa unità familiare e io direi che nel prossimo video li inserisco nella famiglia, cioè li ho già inseriti nella famiglia tecnicamente, però direi che possiamo concentrarci sulla parte di gameplay. Ora, non ci trasferiremo nella città nuova, nel quartiere nuovo. Resteremo a Enfordon Bagley perché pensavo che di trasferirmi nella nuova città, che già non ricordo più come si chiama, perdonatemi, con il gameplay della Nozze Barry Challenge. Quindi per ora resteremo a Enfordon Bagley, dove abbiamo tutta la nostra allegra fattoria. Adesso ci sono anche i cavalli, yuhu! E direi che ci vediamo nel prossimo video. Se questo video nel caso vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, a iscrivervi al canale e attivate la campanella. Vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutti i miei gameplay, ai social e ai canali dei miei amici youtuber che vi invito a seguire tutti quanti. Per cui, detto questo, Frida, facci una bella magia. Io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!